visto in azione, ragazzi, è il PC che andremo ad assemblare in questo video. La scorsa volta vi avevo fatto vedere la mia prima build AMD, composta da Ryzen 5 3600 e da un RX 5500 XD da 8 GB. In questo video invece, ragazzi, si vola direttamente alla fascia alta barra altissima. Con il Ryzen 9 3900X, l'RTX 2070 Super, messi insieme a case e componenti Cooler Master, visto che ha lanciato dei prodotti davvero molto interessanti, così da comporre un PC principalmente bianco. Insomma, una bestia capace di tutto, pronta a far esplodere la sua enorme potenza a colpi di Kamehameha. Sì, lo so, forse sto un po' esagerando, ma mi gaso da solo. E ora, sigla! Partiamo proprio dal case, visto che appunto conterrà tutte quante le componenti. Ed è il nuovo Masterbox TD500 Mesh Silver, che si contraddistingue per un design davvero davvero unico. Infatti il frontale è caratterizzato da un pannello mesh poligonale che crea un effetto straordinario, mentre il pannello laterale è il classico vetro temprato, ma in questo caso lavorato con un effetto cristallo che crea una sorta di taglio. Vi giuro, ragazzi, non so davvero come descriverlo, visto che è la prima volta che vedo una cosa del genere. Le dimensioni sono contenute, infatti si tratta di un mid-tower che misura 469 mm di altezza, 493 di lunghezza e 217 di larghezza, per un peso di circa 7 kg. Al di sotto del mesh frontale troviamo tre ventole ARGB da 120 mm già installate, che garantiscono un buon flusso d'aria. Oppure potrete installarci, come farò io, radiatori di massimo 360 mm. Sulla parte superiore abbiamo l'enorme grata, anch'essa dotata di filtro antipolvere, che può ospitare tre ventole da 120 mm o 2 da 140 e ovviamente radiatori da massimo 360 mm. Sempre sopra troviamo il pannello connettività con due USB 3.2 generazione 1, due jack, uno per le cuffie ed uno per il microfono, il tasto di accensione e quello per il reset. Mentre sul retro abbiamo lo spazio per l'installazione di una ventola da 120 o 140 mm, i 7 slot PCI e ovviamente la parte dell'alimentatore. A proposito, ragazzi, degli slot PCI, la cosa che mi piace veramente tanto dei case Cooler Master, o almeno di quelli che ho provato io negli ultimi anni, è il fatto che tutte quante appunto le porte del PCI si possono rimuovere completamente. Dunque non avremo quella lamiera, diciamo, che rimane tra una porta e l'altra. Questo può essere molto ma molto utile, soprattutto se uno vuole installarci una scheda grafica in verticale. Sapete benissimo che vengono venduti supporti praticamente tantissime aziende, compresa Cooler Master, per poter installare la GPU in maniera verticale, e questa cosa eviterà qualsiasi tipo di manomissione del case. Perché purtroppo nella maggior parte dei case, dove la lamiera rimane praticamente tra uno slot e l'altro sempre fissa, bisogna munirci di tenaglie per poterle staccare e per poter far entrare la scheda grafica in verticale. E fa anche rima, cioè ho fatto tutta questa roba qua tipo una poesia. Ripeto, davvero molto comodo, e secondo me tutte quante le altre aziende dovrebbero prendere esempio Cooler Master proprio per questo. Cioè poter installare dove si vuole la GPU senza dover ricorrere a tagliare cose. Sotto invece troviamo un ulteriore filtro antipolvere rimovibile per l'alimentatore. L'interno del case può ospitare schede madri ATX, micro ATX, mini TX oppure EATX, con molti buchi gommati per far passare i vari cavi, e sotto abbiamo la finestra per mettere in bella mostra il nostro alimentatore. Magari ne abbiamo uno dell'Asus con lo schermetto, con i LED RGB, in questo caso potremmo mostrarlo al mondo. Sul retro invece abbiamo parecchio spazio per i cable management, con la possibilità di installarci hard disk da 2.5 e 3.5 pollici, e l'alloggio per quest'ultimi è rimovibile per dare molto più spazio ai cavi del nostro alimentatore. E ora arriviamo al processore, cioè il Ryzen 9 3900X, che è in assoluto uno delle migliori CPU sul mercato mainstream. Devo essere onesto, ragazzi, è la prima volta che mi capita di avere una CPU così prestante sotto mano, perché solitamente lato Intel sono sempre arrivato al massimo ad un i7-8700 o ad un i7-9700K, mai oltre. E devo dire la verità, ragazzi, che AMD ha tirato veramente fuori una piccola gemma. Passare da un Ryzen 5 3600 con 6 core e 12 thread, che comunque va molto ma molto bene, ad un 12 core e 24 thread, è davvero indescrivibile sto processore galoppa, che è una meraviglia. Il 3900X ha un'architettura Zen 2 con processo produttivo a 7 nanometri, con clock base di 3.8 GHz e turbo boost di 4.6. Visto che comunque è un processore uscito da tempo e sicuramente chi è appassionato lo conosce già, non starò qui a riempirvi di dati già sentiti, milioni e milioni di recensioni e test, visto che appunto le trovate ovunque. Volevo provare questo processore principalmente a livello lavorativo, avere tutta questa potenza a disposizione
versione e sfruttarla solo per il gaming mi sembrava veramente sprecata, visto che bene o male tutti quanti i processori, comunque sia dalla fascia media in su, offrono un'ottima prestazione ovviamente a livello gaming unita ad una buona GPU. Aiuta e non poco l'editing e il rendering in tutti i programmi. Infatti sono rimasto veramente sbalordito dalle performance. Cioè già sapevo ovviamente a cosa andavo incontro in maniera positiva, ma testarlo dal vivo ha superato veramente di moltissimo le mie aspettative. Io per lavoro, anche al di fuori di YouTube, utilizzo sempre Vegas Pro e anche con progetti pesanti in 4K con LUT, tagli e color grading riesco a lavorare da Dio senza rallentamenti, tenendo addirittura la preview video alla qualità originale del file senza nessun tipo di scattosità. Senza contare il rendering ovviamente, che unito alla scheda grafica è veloce come un fulmine. Non ho avuto modo di testarlo per adesso ovviamente lato gaming, ma è un processore che dà il meglio di sé con le risoluzioni alte, cioè diciamo dai 2K in su. È sottinteso che anche in 1080 va bene, solo che comprarselo per questa risoluzione, ma la vedo un po' una spesa eccessiva. Che più si andrà avanti, più appunto questi processori, anche il top di gamma, pian piano scenderà di prezzo. Dunque a fine anno magari ci sarà un bel calo, come poi era successo anche per il 2700X, cioè il top di gamma della serie 2000, che adesso veramente si trova a bassissimo prezzo. Come scheda grafica, ragazzi, ho scelto, anzi per meglio dire riscelto, la Aorus RTX 2070 Super, visto che la ritengo la miglior GPU di questa fascia, sia come estetica che come prestazioni. È massiccia, futuristica e presenta tre ventole con la funzione 0 decibel, che creano un effetto RGB diverso da tutte le altre schede sul mercato. Visto che la mia idea iniziale era quella di creare una configurazione bianca, come scheda madre ho scelto l'Asus Prime X570 Pro, in grado di gestire molto bene un processore come il 3900X, ed esteticamente molto bella, visto che presenta molte parti bianche e altrettanti parti corazzate. Questa scheda è stata creata soprattutto per l'ambito lavorativo, vista la sobrietà del tutto, ma ovviamente va più che bene anche per giocare. Il prezzo, essendo una X570 un po' superiore diciamo all'entry level, sempre delle X570, è abbastanza elevato, visto che si attesta intorno ai 250, 260, 270 euro. Le RAM scelte sono le Corsair Pro RGB da 3200 MHz, ovviamente da 16 GB, in questo caso bianche. Sono delle RAM premium, visto che non costano poco, ma offrono sicurezza e prestazioni, oltre che un design stupendo ed un ottimo effetto RGB. Come memoria invece ho utilizzato due M2 NVMe della Sabrent, il nuovo Rocket 4.0 da 1 TB con il suo dissipatore, così da sfruttare una delle principali caratteristiche delle nuove schede madri AMD, e ovviamente utilizzato per il sistema operativo ed i programmi, visto la sua enorme velocità sia in lettura che scrittura, ed il mio classico Rocket 3.0 sempre da 1 TB per tutto quanto il resto. Come extra, ragazzi, Cooler Master mi ha mandato questo prodottino qui, l'ELV 8 e LV8, che sarebbe un supporto orizzontale per GPU. È addressable e, come ho detto 2 secondi fa, si tratta di una saffa in metallo che servirà a tenere dritta la nostra scheda grafica, soprattutto utile per quelle a tre ventole, dunque molto lunghe e pesanti. Da una parte abbiamo il logo Cooler Master, mentre subito dopo una striscia lunga bianca dove sotto sono presenti moltissimi LED RGB, che ovviamente andranno collegati alla scheda madre e dunque personalizzati tramite i vari software. E ora, ragazzi, veniamo al mitico dissipatore, che è un Master Liquid 360p RGB Silver, confezione stupenda che ce lo fa vedere in dettaglio con tutte le caratteristiche poste sul retro. All'interno troviamo la guida per l'installazione, i vari cavi e piastre per il montaggio, il controller che ci permetterà non solo di attaccarci il dissipatore ma anche tutte quante le ventole extra che vorremmo installare nel case, e ovviamente le tre ventole da 120 mm a RGB che in questo caso sono state inserite in un unico telaio con cuscinetti anti-vibrazione sui lati. Questa soluzione dovrebbero adottare tutte quante le aziende che creano dissipatori a liquido, perché è sia più bella da vedere ma è anche funzionale, visto che aiuta non di poco e velocizza in maniera estrema il montaggio. Le ventole ovviamente sono PVM e vanno dai 650 ai 1800 RPM. La cosa figa è che avremo solo due cavi che partono dal telaio delle ventole, cioè quello PVM e quello RGB, dunque addio ai classici 6 cavi di tutti quanti gli altri IO. Infine troviamo il radiatore e la pompa, anche questo è silver, e devo dire che il colpo d'occhio è assicurato, soprattutto in una configurazione come sto facendo io, bianca. Dal radiatore partono i classici due tubi rivestiti che vanno a collegarsi alla pompa, anche questa silver. Davvero molto bella perché è minimale e non troppo invasiva, infatti abbiamo solo il logo e l'anello esterno RGB, che danno colore ma senza essere esagerati. Veniamo ora alle ventole, che sono le Cooler Master SF120R ARGB. Sono ventole PVM, come ho detto prima, con LED RGB, che possono essere collegate o al controller Cooler Master oppure direttamente alla scheda madre. La cosa figa è che possono essere unite più ventole in una,
tramite uno splitter RGB presente sul cavo delle ventole, così da occupare una sola porta sulla motherboard. Hanno cuscinetti in gomma nella parte delle viti così da non creare vibrazioni e sono studiate per essere adattate a qualsiasi tipo di case e di stipatore. La loro velocità varia dai 650 ai 2000 rpm con un flusso d'aria di 59 CFM e una rumorosità fra gli 8 e i 30 decibel. Ultimo ma assolutamente non ultimo, l'alimentatore, che anche in questo caso è un Cooler Master MasterWatt 750 Gold. La confezione è la classica di Cooler Master, con davanti un'immagine del prodotto e i vari dettagli tecnici. Questo alimentatore è un 80 Plus Gold con un prezzo davvero onesto, cioè intendiamoci, non costa poco, però meno rispetto ad altri brand che offrono la stessa qualità. All'interno della scatola troviamo una guida rapida, il cavo di alimentazione, tutti i cavi necessari al funzionamento e ovviamente il nostro MasterWatt. Il modello che ho ricevuto è la versione non modulare, infatti tutti i cavi sono già attaccati, però esiste anche la versione full modular che costa leggermente di più, se non sbaglio 10 euro. Sotto troviamo una ventola da 120 mm con velocità massima di 2500 rpm e 20 decibel di rumore, dunque molto silenziosa anche a pieni regimi grazie al cuscinetto Loop Dynamic Bearing. Sui lati invece troviamo da una parte le classiche certificazioni, mentre dall'altra il nome del prodotto, che devo dire sta davvero molto bene visto che è bianco e sul nero fa un bel contrasto. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questa configurazione di fascia veramente molto alta. Sono veramente stato contento di collaborare con Cooler Master per potervi far vedere appunto il nuovo case e il dissipatore bianco e tutto quanto il resto. Davvero ottimi prodotti, soprattutto per chi cerca, ripeto, una build bianca, dunque in questo caso diciamo che riesce a crearsela. E un grazie ovviamente va anche a AMD che mi ha mandato appunto il 3009 in test. Spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato utile in qualche tipo di scelta. Il PC è venuto fuori una figata paurosa, almeno per quel che mi riguarda, perché realmente adoro il bianco e riuscire a prendere quasi tutti i componenti bianchi, wow. E che dire dunque ragazzi, un pollice in su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!